Ciao a tutta para Franz, benvenuti in questo unboxing, o meglio cinesone unboxing. Mi è arrivato questo pacchettino, l'ha preso il vicino, me l'ha aperto. No comment, lasciamo perdere, ma andiamo a vedere cosa c'è dentro. Quindi un unboxing abbastanza fallito, però fa niente. Abbiamo due coltellini con il fodero in nylon. Coltellini spacciati da collo, ma in verità sono portachiavi, però fa niente. Andiamo a vedere. Apriamo il primo. Un carino, devo dire. Particolare. Lama nera, singolo pezzo. Beh, qua abbiamo il moschettone che si può togliere. Forse costa di più il moschettone che il coltellino. Qua abbiamo i fori per le dita. Oppure si può ricoprire col paracord che poi va fissato in questi due piccoli fori. Faccio vedere più da vicino. Abbastanza spesso, dai. Allora, la lama sembra abbastanza tagliente, sinceramente. Devo dire però che in effetti i peli te li toglie. Quindi questo qua sinceramente promette molto bene. Rimettiamo il moschettone. Moschettone che durerà poco. Questo lo mettiamo da parte, andiamo a vedere il prossimo. Solita, vabbè. Custodia in nylon, cartiglio. Sembrano già utilizzati, però. Allora, abbiamo un pezzo in acciaio non pitturato. Lama squadrata. Questo sinceramente mi sembra più comodo perché abbiamo il foro grosso per il dito e poi la parte per appoggiare il medio. Abbiamo anche qua il moschettone, qua ecco è più comodo, si può anche tenere, magari lo usiamo anche come supporto. Molto carino, anche questo sembra tagliente, non so se è come l'altro. No, sembrerebbe molto molto tagliente. Ovviamente poi vedremo nella futura prova che posterò settimana prossima. Vediamo com'è il moschettone. Sì, decisamente migliore rispetto all'altro. Facciamo una veloce comparativa tra moschettoni. Allora, il moschettone nero, allora, sembra più saldo, però boh, ha un ritorno peggiore. Questo qua è veramente molto fluido. Andiamo a vedere come vengono chiamati questi due piccoli coltellini e poi arriviamo alle conclusioni. Il coltellino nero, quello più tagliente, è indicato come Tomtosh, esterna piccola lama dritta coltello di metallo portatile, selvaggio, coltello coltello in acciaio inox. Una descrizione che più accurata di così veramente si muore. Il coltellino più comodo, ma forse meno tagliente, non lo so ancora, faremo poi la prova di taglio, è descritto come Outdoor EDC, mini autodifesa piccola lama dritta, creativo testa quadrata, quattro fori esagonale, con esagonale, scusate, piccola lama dritta. I prezzi vanno da 1,26 € per il coltello, questo qua, 1,09 € per il coltello più tagliente. Diamo un'ultima occhiata veloce a entrambi i prodotti. Ecco, questa lama sembra veramente ben fatta. Poi non so quanto durerà, ve lo saprò dire più avanti. Benissimo, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale.
di lasciare un like, ovviamente, un commento se vi va, di seguirmi su Facebook. Tutti i link ovviamente sono qua sotto in descrizione. Ed è tutto da Parafranz, grazie per aver visto questo video.